C'ho i brividi. No, non ci siamo. Questo è un rumore che non c'entra assolutamente niente. Questo non c'entra niente. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno? Ho lasciato il Tascam di là sul camino. Porca vacca, ragazzi. Questo è stato come... Questo non c'entrava niente. Come se fosse una cosa di una porta. Sì, un clac. Un clac, una serratura. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. E che ispezione? Quella. Veramente che ispezione. Innanzitutto ringraziamo ancora Cristian Alpini per averci dato questa opportunità più unica che rara. Lui stesso ha detto che era da tempo che nessuno metteva piede per un'indagine a Villa Web, per cui insomma anche quei pochi che ci sono stati si possono contare su due dita, ecco, senza far nomi né cognomi, quindi noi siamo i terzi, ecco. E questa cosa ovviamente ci riempie d'orgoglio, anche perché vuol dire avere ricevuto la stima di Cristian, sì. E quindi questa è la cosa più importante, perché senza la stima e l'amicizia niente di quello che avete visto e che potete sentire in questa analisi poteva essere successo. E di qualcosa anche tu sei una prima impressione. La prima impressione è che aver come dire fatto un'indagine in un luogo antico ma ancora vivo, sì. È stata veramente un'emozione, perché come ho detto anche nel video abbiamo calpestato un po' la storia, ma lo è per qualsiasi indagine, quello sempre, perché comunque abbiamo e visitiamo luoghi fantastici, ma aver vissuto questa indagine è stato veramente un'emozione, veramente sì. Un'emozione. Quelle stanze, quei luoghi, la stanza di Lord Byron, veramente è aver calpestato la storia, magari non in maniera, come dire, in punta di piedi anche, sì. In punta di piedi, perché insomma, innanzitutto il rispetto sempre per i luoghi e le soddisfazioni ci sono state. Allora si parte, ragazzi, subito dalla nota, come si suol dire, dolente. Dalla nota dolente, in tutti i sensi. Allora ragazzi, abbiamo precisato all'inizio del video che fuori da Villa Web, allora qui c'è Villa Web, poi c'è un giardino e poi c'è un'abitazione, tra l'altro bellissima, una villa bellissima proprio di fronte a Villa Web, dove c'erano delle persone che festeggiavano, sì. Qualcosa con tanto erano in giardino, di candele, erano, sì, stavano facendo, sì. Una sorta di party, ecco, e c'era una musica in sottofondo, e tra queste musiche ce n'erano alcune proprio suonate col piano, ecco, io sono pianista, quindi certe cose le capisco, le sento e le pratico un po' di più magari del resto. Però la nota che abbiamo registrato e che vi abbiamo messo in replay non è una nota singola, sì, sì. È una nota singola e non vorrei sbagliarmi, quello lo devo ancora controllare, ma è un re acuto ed è, lascio dire a lui, essere, perché io zero, e deve essere lo stesso tasto che Cristian nella sua indagine fatta in precedenza a Villa Web vide pigiarsi il tasto, insomma, sì, ecco, sì. Quindi se questo fosse così sarebbe veramente, avremmo fatto bingo, però ragazzi noi l'abbiamo scritto durante il video e lo ripetiamo ancora una volta coi piedi di piombo, con molto coi piedi di piombo, perché poteva veramente essere la nota di un pianoforte, sì, quello è senza dubbio un pianoforte, non è un violino o un flauto traverso, è un pianoforte, però comunque era una nota singola, proprio din così, e non c'era una melodia appresso. Come si sentiva come esternamente, si sentiva. Esatto. E vi abbiamo detto subito che c'era questa festicciola fuori, esatto. Di conseguenza. Per di più non si vedeva, non si è visto dalla telecamera fissa né in quel momento né per tutta l'indagine nessun tasto muoversi. Quindi, insomma, a me però viene, la nota si sente. A me viene comunque più di un dubbio, perché voi sapete il nostro scetticismo, quindi dall'essere scettici a sentire una nota che suona, insomma, ci passa l'universo in mezzo, ecco. Quindi io, come da buon San Tommaso, quale mi conoscete, finché non vedo non credo. Se si fosse abbassato il tasto ero qui a dire altre cose, però se è sentita solo una nota, per cui non è da escludere che la spiegazione sia proprio quella della festicciola.
però non era, era una nota singola, però è una nota singola, era proprio din così e non era din 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 din, ecco, giusto per, esatto, per parlare in stampatello, ecco, quindi questa cosa ci fa veramente un pochino rabbrividire. E poi ci sono state altre cose particolari. Ci sono state altre cose. Il Tascam, come avete notato, noi l'abbiamo messo e lasciato nella stanza di Lord Byron. In un primo momento ce lo siamo portati dietro perché eravamo ancora al piano inferiore, dove subito si era manifestata questa situazione strana quando siamo entrati col gruppo. È caduto il manichino sul piccolo cannone, cioè nessuno l'ha toccato e il manichino è caduto, cioè è stata una cosa che ha lasciato un po' così, ed era lo stesso punto dove abbiamo sentito i rumori mentre eravamo in cucina, che il Tascam ha registrato, ma non ve li facciamo riascoltare perché sono gli stessi, esatto, che sono stati messi in evidenza nel video. Il Tascam ha dato risultati particolari perché abbiamo 7 EVP, punti di domanda, che vi mettiamo in coda. Nella maggior parte nella stanza di Lord Byron, e 2 ambientali, nel senso che ci sono rumori che si sentono e che ci lasciano un po' perplessi. Allora, il primo che vi proponiamo sono 3 tic in successione leggeri che si sentono nella stanza del poeta e che si ripetono pochissimo dopo, ma noi ve li facciamo sentire una volta sono sola identici, perché altrimenti, esatto, sono tic tic tic, ecco, una cosa che non sono come il famoso tic che sentivamo giù dell'orologio, non c'entra niente, anche perché in quella stanza non c'è un orologio, per cui sono questi 3 tic. Poi ecco, questi 2 rumori, il secondo e il terzo, sono quelli che abbiamo definito boati o passi, che si sentono in sottofondo e che si sentono anche in altri momenti. E noi lì non sappiamo come dire, perché è vero che c'era la visita al museo, ma a un certo punto io ogni tanto mi capitava di salire, erano seduti tutti nella stanza delle bambole. Adesso io non so chi di voi è stato al museo o l'ha visto. Video, anche nei nostri video. Anche nei nostri video, esatto. Il museo ovviamente è un museo dove uno guarda e controlla, però non corre nessuno non si fanno le gare. Gli spazi sono molto forti. Anche perché rischi di far cadere le cose. Poi Christian porta il gruppo in una stanza, nella stanza delle anime perdute, che è la stanza delle bambole, e la gente sta seduta. Christian spiega, per cui noi questi rumori che vi facciamo sentire al secondo e al terzo posto, esatto, momento, si sentono continuamente e fanno venire dei dubbi. Poi si sente un fischio, anche lì, esterno, non esterno, ma è strano perché non sembra provenire dall'esterno, sembra dentro la stanza. E poi è molto flebile, non è un fischio. Ed è flebile, esatto, non è il fischio goliardico, no, che si fa durante una festa o così tra amici, è proprio un fischio leggero. Poi c'è un forte botto all'interno della stanza di Lord Byron, vicino al Tascam, e lì nella stanza, cioè c'eravamo io e lui che giravamo e basta, nella stanza poi non c'era nessuno. E un altro strano rumore, quasi come una voce, un lamento che si prolunga, e anche lì a capire che cos'è, veramente stranissimo. E come ultimo uno scricchiolio sempre vicino al Tascam e quindi all'interno della stanza di Lord Byron. Tra l'altro un'altra nota importante, ragazzi, ve l'abbiamo scritto nel video di lunedì in sovraimpressione, ma ve lo ripeto, è quasi impercettibile, però Lara è fuori labiale e mentre parla la voce arriva qualche secondo prima. Considerate che io ho una macchina molto attrezzata, però siccome sono un caprone a usarla, come molti altri che non lo fanno di mestiere, ecco, allora per evitare di fare sciocchezze uno mette in modalità automatica, lo dice la parola, automatica,
quindi qualsiasi cosa io riprenda o registri a livello sonoro è tutto settato in automatico. Ieri abbiamo fatto un'indagine, l'ho accesa, l'ultima volta che l'avevo accesa era Villa Web e infatti era ancora tutto in automatico, e così come era in automatico Villa Web è rimasto in automatico in un'indagine di ieri. Abbiamo controllato e funziona tutto alla perfezione. Quindi io personalmente, essendo colui il quale regge quella telecamera da 3 anni, posso sostanzialmente dire che per me è una cosa anomala. Sapere se da cosa sia causata, avrei fatto bingo se l'avessi scoperto, però a me risulta essere un'anomalia, sì, perché pochi istanti prima eravamo giù e non era, era in sincrono. Era in sincrono. Infatti noi quando siamo stati lì un attimo e abbiamo detto ma sembra che le parole non siano... Tra l'altro anche in sovraimpressione abbiamo scritto anche questo, noi tutta la parte in cui Lara era fuori labiale, era fuori sincrono, l'abbiamo buttata via e rimessa. Nuovamente... proprio per il montaggio dalla schedina micro SD della telecamera al programma di editing per poterla riorganizzare, ma era nuovamente fuori sincrono. Quindi vuol dire, tradotto in italiano, vuol dire che tutta l'indagine nella seconda sua parte era fuori sincrono, di pochissimo per fortuna, perché sennò sarebbe stato uno schifo di video, però effettivamente un pochino si vede, sì, e lo potete vedere quando Lara mi pare sia vicino alle roulette eravamo al secondo piano e quindi questo è quello che è successo. Sì, io devo fare un errata corrige, perché nel video dico due cose imprecise. Allora, nella villa Lord Byron ha soggiornato, sì, per un certo periodo, ed è capitato che grazie a lui soggiornasse anche Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein. L'evento, l'episodio che io racconto della creazione di Frankenstein è che proprio in questo periodo Christian ha raccontato e spiegato benissimo in un video che ha fatto lui, sia relativo a Mary Shelley che a Bram Stoker, l'autore di Dracula. Ecco, quell'episodio non è avvenuto a Villa Web, è avvenuto in un'altra villa. L'ho ricordato così, insomma, anche perché Mary Shelley merita e parecchio. Però comunque Lord Byron e Mary Shelley si sono conosciuti, ecco, sì, e hanno soggiornato per un certo periodo di tempo a Villa Web. Esatto. Va bene ragazzi, insomma, analisi corposa, vedo sul timer che sono quasi 10 minuti, e però d'altronde c'era da dire parecchio. E per quello, e stiamo lasciando fuori le sensazioni, perché se dovessimo raccontare quelle il video finirebbe domani mattina. Sì, quindi, sì, assolutamente. Una cosa sola volevo aggiungere, che Christian e Ilaria ci hanno riferito che hanno sentito bussare. Ah sì, è vero. La visita, no? Del gruppo che lui ha guidato, esatto. Mentre erano nella stanza delle bambole. Mentre Christian stava spiegando, hanno sentito bussare ad una porta che dava sul piccolo corridoietto, sì, che c'è di sopra, insomma, e se ne sono accorti tutti. Tanto che siamo andati su con le telecamere, abbiamo riacceso tutto. E tra l'altro e lì non era fuori sincrono, adesso che mi viene in mente era il secondo piano, probabilmente problemi. Ecco, comunque giusto per la cronaca, non ve l'abbiamo fatto vedere perché non è successo niente, però siamo andati su a fare una micro indagine anche lì. Abbiamo spento le luci, l'aria ci ha seguito, che è un po' insomma quella che ha sentito più da vicino, sì, perché quello che è stato bussato, era la più vicina alla porta. E tra l'altro quella porta dalla quale proveniva il rumore è un magazzino. È un magazzino dove Christian tiene degli utensili, delle pinze, le sue cose. Esatto, certo, non c'è niente di maledetto, niente, nessuna bambola, niente di niente. Attrezzature varie che vengono depositate. Cartoni, sacchetti e basta. Ecco, Però si è sentito bussare da lì. Sì. Se avessimo trovato qualcosa l'avremmo presentato, ma onestamente non c'era niente. Lo potete capire perché il finale l'abbiamo fatto al museo. Al museo, il finale è al museo, perché eravamo andati a fare questa mini indagine, ma che non ha dato risultati. Un'indagine di
pochi minuti, sì, no? Sì, sì, sì. 20 minuti scarsi, però insomma abbiamo fatto qualche domanda ma nessuna risposta ci è stata data. Va bene ragazzi, dopo questo video che io il trailer l'ho presentato come video unico, no? Video particolare. Per noi lo è stato di sicuro. Per chi ci sta guardando magari ne ha visti 100 più belli, ma per noi è stato il top. È stato il top, non so se ci risuccederà una cosa del genere. Anche perché ci è stata data proprio l'opportunità, in fiducia e con stima, ecco. di stare da soli in una... insomma in spazi dove di solito c'è sempre Christian, ecco. C'è sempre Christian e i suoi aiutanti, esatto, insomma, quindi esatto. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto questo, ma soprattutto Villa quello Web, prima, ecco, lasciate scampanate di like, attivate le campanelle, accendete gli allarmi, fate suonare le sirene, insomma, e tutto quanto, basta che ci seguiate e continuate a stare con noi. Alla prossima, ciao.